you love loving your body and a little bit of your brain These days are way too lonely I'm missing out, I know These days are way too long And I'm not forgiving, love away, but... Buonasera amici di Rete 8, ben ritrovati a Cena con. Torniamo al ristorante Tahiti. Ringrazio e saluto intanto Fiorenzo per l'accoglienza. Ringrazio e saluto Jarno Trulli, qui alle mie spalle c'è sempre il casco più veloce della Formula 1 in quel periodo, tante pole position per Yarno Trulli e buonasera Simone Franchini. Buonasera. Ciao Simone, grazie per aver accettato il nostro invito per il momento ti dico guardare e non toccare questi piatti. Poi saranno tutti tuoi. Un saluto a Max Mucciante dietro la telecamera, al pari del nostro Alberto Capo che cura immagini e montaggio. Simone, prima domanda che ti faccio, oramai è un po' un abitué di questa nostra trasmissione. Tu sei molto giovane, no? Non giovanissimo come tanti ragazzi di Pescara, ma sei comunque giovane. Andiamo 15 anni indietro. Chi era Simone Franchini 15 anni fa? Dieci anni fa eh, ero un ragazzo che me la cavavo già col calcio perché comunque ero, ero bravo. Però dieci anni fa giocavo ancora in una società dilettantistica. Da dove arrivi tu? Da dove, di dove sei originario come città? Io di Modena. E, giocavo in una società a Modena e, circa 15 anni fa. E poi a, esattamente due anni dopo potevo scegliere o Sassuolo Modena dove andare a giocare nei pulcini, diciamo. E, e là ho scelto il Sassuolo. E poi da là, vabbè, ho fatto tutta l'altra fila fino alla primavera, due anni di primavera. Però sì, eh, 15 anni fa comunque non potevo sapere cosa mi aspettava. Poi io ho sempre avuto il sogno di fare il calciatore, però. Ma tu ti ricordi il primo calcio al pallone che hai tirato? Il primo calcio al pallone è stato. Quando avevo 4 anni. Un pomeriggio ho deciso di, di iniziare a giocare a calcio. Però mi ricorderò sempre che sono arrivato davanti a, alla società del mio paese dove ho iniziato e mi hanno detto: Non puoi giocare perché devi aspettare un altro anno, si poteva iniziare solo da 5. E, e lì sul momento mi sono messo a piangere perché avevo voglia di iniziare. E poi dopo mi ricordo che mi hanno fatto iniziare lo stesso. da se avrei e è iniziata la carriera e di, e di Simone iniziato, Franchini. Da lì solo calcio. Di, il piccolo Simone Franchini che aveva come idolo? Eh, il mio idolo da piccolo è sempre stato del Piero, e... perché sono Juventino, quindi ecco, la cosa ti fa onore. E... Non so se Alberto metterà le immagini migliori, però la cosa ti fa onore. È sempre stato del Piero e. La Juve io soffrivo quando perdeva, quando ero più piccolo. Ora meno, però quando ero più piccolo soffrivo. Sa mi ricordo proprio che andare a scuola era... Era dura, eh? Perché comunque c'erano le prese in giro tra, tra i compagni di classe. Quindi, era dura. Sì. Ma sì, Del Piero uno dei piedi più educati della storia del calcio, Franchini invece ha altre caratteristiche. Esatto. Come, come sei diventato poi centrocampista e con, con quelle caratteristiche? Allora, Del Piero l'è stato perché... Era, cioè è stato il capitano storico della Juve. Se devo trovare un altro idolo che a me faceva impazzire, che ha giocato, che ha giocato nella Juve, è Pogba, perché come centrocampista secondo me aveva delle, quali ah, aveva delle qualità che, che nessun altro centrocampista aveva. E poi io non è che mi ispirava del Piero, perché comunque ho cambiato tanti ruoli quando ero piccolo nel calcio. Quando però... sei diventato mezzala? Mezzala appena sono arrivato a Sassuolo a 12 anni, però giocando comunque ancora magari a 7, a 5, quando avevo 8-9 anni, e eh, che non giocavo ancora in campo grande, eh, giocavo in difesa oppure giocavo punta, cioè. Perché ancora non c'erano bene i ruoli. però poi da, da 12 anni mezza ala sempre. Invece, fatto... la prima esperienza tra i grandi di Simone Franchini, lasciata il calcio giovanile, la primavera del Sassuolo, dove sei andato? Togliendo, che, avevo, che ho fatto praticamente un anno a allenarmi quasi sempre in prima squadra Sassuolo, la prima esperienza è stata a Terni in Serie B, che tra l'altro c'era a Plizzari ah, quell'anno. Okay. Però non è andata tanto bene perché ho saltato praticamente tutto il ritiro. Eh, che mi sono rotto prima una e poi l'altra caviglia. Ah, però. E poi dopo, quando sono rientrato. Fino a gennaio non ho mai giocato e da là sono tornato a fare altri sei mesi a Sassuolo di, di fuori quota. A proposito di Sassuolo, hai detto che ti sei allenato sempre con i grandi. Lì chi era il giocatore che ti piaceva di più in, quella, in quelle stagioni? A Sassuolo, un giocatore del mio ruolo, che secondo me erano tutti forti, eh, però quello che si vedeva che, che aveva qualcosa in più è Pellegrini mm. e poi, vabbè, Berardi e Politano. Bel piede quello di Berardi. Eh, eh. Sì. Non c'entrava niente. Andiamo un po' verso i giorni nostri, un po' indietro negli anni, ma comunque avviciniamoci. Si è andato a Monterosi a fare esperienza in Serie sì. C. E lì forse è nato il vero Simone Franchini tra i grandi? Allora, lì secondo me è stata la stagione migliore che ho fatto a livello di continuità, di partite. È stata una stagione comunque storica per la società. Però la prima esperienza che, che mi ha formato tanto è stata quella dopo Terni, a Reggio Calabria, comunque in una piazza importante, anche se ho fatto un campionato metà titolare, metà no, però lì ho iniziato comunque a capire che cos'era la Serie C. Poi parlando di prima esperienza che ho fatto proprio tutta l'annata titolare, è stata quella lì. Anche se l'hanno prima Ravenna, però poi ho perso le ultime 12-13 partite, per... ho fatto tre ricadute al polpaccio. Era partita benissimo la stagione, poi peccato. Però... Break, break dal calcio, da... tu vieni da Modena. Sì. Ti, piace, ti piacciono di più le specialità di cucina della montagna o del mare? Attento a come rispondi. No, se devo scegliere, quelle del mare. Quindi tra un po' è sì, tutto sì, per sì, te sì, qui. Sì, eh. sì. Del Quindi arrivi da Modena ma il mare non ti dispiace. Esatto, però a Modena il mangiare... Tortellini? Sì. Buoni? Sì, gnocco, tigelle, tortellini. Occhio che Fiorenzo dietro la telecamera ti ascolta. Eh. <ride> torniamo al calcio, torniamo. Sei andato poi al Padova e quest'estate prima di arrivare a Pescara hai fatto una scelta coraggiosa perché il mondo d'oggi non è che si rinuncia così facilmente a un anno di contratto hai rinunciato ad un anno di contratto che avevi fino al 2027 con il Padova per legarti fino al 2026 con il Pescara per lanciarti con Zeman sì è sicuramente l'occasione di essere allenata da Zeman va colta, cioè va colta subito e, ed è un'occasione irripetibile infatti appena c'è stata, stata la possibilità e eh, sono, cioè, sono venuto qua di corsa sia per il mister e anche, anche per la piazza. Ti ricordi un po' com'è nata questa trattativa in estate? La trattativa? Allora, io già da, da ritiro, nonostante avessi rinnovato tre anni col Padova, eh, volevo, volevo già andare via e... Eh, e appena c'è stato il contatto tra il direttore e il procuratore. Io avevo dato subito. Okay. Ci cioè, dato subito carta bianca per, per andare. Pescara e Zemane non si possono vedere esatto, in Serie C. Esatto. E... Non è stata però una stagione facile finora per te. Qualche infortunio di troppo, come l'hai vissuto l'inizio campionato? Poi partiamo da Chiavari per la seconda parte della tua sì. stagione. Che è successo? Eh... Sono arrivato qua e ho ancora tante, tante aspirazioni, cioè possiamo fare ancora toglierci tante soddisfazioni, però sicuramente non, era, non è stato il girone d'andata che, che mi aspettavo, anche perché tre infortuni si sentono alla lunga. E è stato difficile star fuori, è stato difficile guardare i miei compagni da fuori. E comunque sono arrivato anche in un gruppo nuovo, quindi... Non era neanche facile integrarsi stando fuori perché alla fine sono arrivato e cioè sono, sono stato praticamente sempre fuori i primi mesi. Sì. Poi fortunatamente siamo un grande gruppo quindi. Poi per Simone Franchini, personalmente a Chiavari è cambiata la stagione, è scoccata la scintilla. Partiamo da lì, ultimi minuti della partita, 1-1 il risultato: Meazzi, che è il nuovo compagno tuo di squadra qui al Pescara calcia, botta sicura, la traversa gli dice di no. Capovolgimento di fronte, Aloy recupera palla, Masala ti dà un bel pallone e inizia la stagione di Simone Franchini. Sì, eh, è, stata, è stata una grande soddisfazione, una grande gioia segnare il primo gol. Eh, era una partita difficile contro una squadra forte, per come si era messa eh, era già tanto portare a casa un pareggio, portare a casa un punto. E diciamo che da là è iniziata. E speravo iniziasse, perché poi, dopo, col Ponte d'era sono entrato, mi stavo iniziando a sentire meglio, e poi peccato che. Che c'è stato l'altro infortunio a dicembre, che ho perso altre 4-5 partite, quindi anche lì ho dovuto. Ricominciare. Diciamo. Esatto. Rispezzare. Però hai la... ricominciato come avevi lasciato, perché le altre partite post-infortunio sono tutte state più che positive. Al punto che oggi si dice che Franchini è un punto fermo del centrocampo del Pescara. Ma quanto è stata difficile quella corsa al 90 dopo che hai segnato il gol verso i tifosi? 100 metri di campo senza fermarti no, 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 non è stata difficile per niente. È stata. Non ci ho neanche pensato. E. È stata un'enorme gioia e lì per lì cioè, è stata la prima cosa che mi è venuta, mi è venuta in mente da fare. E non, era, non era programmato, però eh, ci teniamo a dar soddisfazione ai nostri tifosi che sono sempre presenti allo stadio e non ci fa mai mancare il supporto. E speriamo ci siano altri momenti così. Prima hai ricordato quando eri piccolino che il tuo idolo era Alessandro del Piero. In quel periodo, quindi tanti anni fa, i gradoni di Zeman erano già molto famosi. Come provarli? Eh... Come vanno le gambe? Allora, i gradoni si sentono, però in generale è un po' tutto tutti, tutto il contorno che c'è. Eh... Come sono le, le, i mille metri, le ripetute sui eh, Sono tosti, però <ride> farli con... Un allenatore come Zeman ti dà più, cioè più stimolo a farli, perché comunque essendo famoso anche per questo, ti dà più stimolo nel farli, quindi mentalmente li fai, li fai molto meglio. La cosa che ti ha colpito di più di Zeman? La cosa che mi ha colpito di più è la sua... comunque ha allenato sempre piazze, piazze importanti, giocatori fenomeni. La sua umiltà nel rapportarsi con, con qualsiasi giocatore. Cioè per lui non, non c'è grande, piccolo. Per lui sono tutti uguali, da, da Totti all'ultimo. Invece il giocatore con cui è legato di più qui a Pescara? Al di là di Prizzari che già conoscevi. Eh, Giorgi, Tuncio, eh, poi c'era Tomasini che eravamo sempre insieme noi quattro, però ora è andato via. e eh, Mi auguro che faccia bene questi mesi. E poi in generale un po' con tutti. Però siamo un po' quest ora questi tre che, che siamo un po' di più fuori dal campo, anche per età comunque. Quindi prima di parlare di pescare città e di chiudere, di lasciarti a questi piatti perché tra un po' ne arriveranno altri. Alberto li riprenderà, Max li guarderà io e te li mangiamo. Anzi, no, io li guardo e Max li mangia perché se no vengo corretto subito. Eh, Pescara città Pescara-Città la lasciamo alla fine perché dovevo farti un'ultima domanda di campo. L'anno scorso con il Padova non è andata benissimo ai playoff perché la Virtus Verona vi ha fatto uno scherzetto, poi però vi ha vendicato il Pescara. Sì, l'anno scorso ai playoff ci siamo anche arrivati bene sia fisicamente che mentalmente perché abbiamo fatto l'ultimo periodo molto bene. E siamo usciti con la Virtus Verona in casa con due risultati su tre, partita... partita... L'arbitro a rigore manca dai. esatto. Lo dico e, io. e per noi era importante venire, venire a giocare contro un Pescara forte, e però sapevamo che, che potevamo dire la nostra. Io ho seguito la partita, sia l'andata che il ritorno. Si vedeva che, che il Pescara aveva qualcosa in più, quindi di tutte quelle che erano rimaste, era quello, quella che speravo salisse. Poi è salito il Lecco. Quindi è appuntamento a quest'anno, esatto. Ora, il Ma l'hai visto in... lo stadio Adriatico con il Foggia come era pieno? Sì, bello. Poi ho visto dei video del, della curva nell'Inno. E ora dobbiamo puntare a, a arrivare riproporre al quello, posto, Per riproporre per quello riproporre, stadio. esatto. L'ultima, Simone, prima di lasciarti alla cena qui a Tahiti, e ringrazio ancora Fiorenzo e Ierno Trulli. Pescara città, che sensazioni hai avuto? Allora, io vivo a Montesilvano, quindi Pescara non la frequento tanto. Però... Quando, quando arrivi a Pescara si vede subito cioè, aria di mare. Non so come spiegarsi, vede subito che, che le persone sono più avanti, cioè più avanti e ti darebbero tanto. E, e poi si respira aria diversa, anche la mia famiglia, quelle poche volte che è venuta qua, cioè, qua vedo proprio che, che stanno sta bene. bene. C'è un'altra area. Quindi e... diciamo così, Simone Franchini fino al 2026. Intanto, ti esatto. ringrazio per la trasmissione. Chissà. Anche in futuro esatto. Grazie, grazie, grazie a Simone Franchini che si è raccontato i microfoni di Accena Con. Grazie a Alberto Capo alla telecamera, grazie ancora a Fiorenzo, grazie ancora a Max. Io per ordini di Max, ma anche di Alberto Capo, mi devo alzare e lascio allora i piatti per mangiare. Ciao,